Tutto facile sabato pomeriggio per il Mazara, che ha battuto in casa il Casteldaccia nel match valido per la 25esima giornata del girone A di Eccellenza. 6-1 per i canarini, il risultato finale di una partita che per i padroni di casa è stata poco più di una formalità contro una formazione piena di giovanissimi che prima del fischio d'inizio della partita contro il Mazara aveva perso le ultime 22 sfide di campionato. Una sorta di allenamento, insomma, che ha portato in dote, comunque, gialloblu altri 3 punti in dote per la difficile corsa a un piazzamento nella zona playoff che vedrà il Mazara lottare nelle ultime 5 giornate del torneo. Per la cronaca del match diamo uno sguardo alle reti siglate sul terreno di gioco del Nino Vaccara, padroni di casa in vantaggio al 12° minuto del primo tempo, Selvaggio cross in aria dalla sinistra, Cortese sfiora di testa il pallone che viene deviato in porta dal difensore ospite Nolasco. Passano 3 minuti e il Mazara raddoppia. L'autore della rete è Maltese, che riesce a trafiggere Virruso dopo un doppio tentativo e un rimpallo favorevole. Per il giovane giocatore canarino è la seconda rete consecutiva in campionato. Il 3-0 arriva al 24esimo, Rosella veste panni di assist man per Selvaggio, che non si fa pregare e batte Virruso. 1 minuto dopo arriva anche il 4-0, c'è gloria per Rosella che segna di piatto destro su assist di Selvaggio, che dunque ricambia il favore al compagno di squadra. Alla mezz'ora i gol del Mazara diventano 5, con Cortese che di testa questa volta segna su cross di Ciancimino. A questo punto inizia la girandola dei cambi con mister Massimiliano Mazara, che approfitta della situazione per dare spazio a qualche giovane. Nella ripresa il Casteldaccia al 5° trova il gol della bandiera con Di Cosimo, un rimpallo che sfocia in un pallonetto imprendibile per Vito Giocalone, nel frattempo subentrato a Dolenti. Il giovane portiere canarino però si rifà alla grande 1 minuto dopo. L'arbitro concede un calcio di rigore agli ospiti per fallo in area di rigore. Giacalone è bravo a respingere il tiro di Barone. Sul capovolgimento di fronte arriva il gol del definitivo 6-1 con Di Simone. Tutto bene dunque al Nino Vaccara per il Mazara, che sabato prossimo sarà di scena a Palermo contro la Parmonval.